Ciao a tutti ragazzi, qui è GiuGuadrenestante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il 18° episodio con la carina allenatore con il Leicester. Nell'ultimo episodio abbiamo giocato la partita dei quarti di finale contro l'Everton, è finita 0-0 e quindi in questo episodio andremo a fare la ripetizione della partita. La squadra è praticamente stanchissima, quindi devo fare dei cambi. Bernardeschi non ce la fa più, quindi al suo posto proviamo a mettere il nostro Gabriel Jesus, che sta giocando veramente poco. Sulla destra io direi di far giocare Munir a posto di Mahrez. Vardy non è mai stanco, ragazzi, penso che non abbia saltato neanche una partita dall'inizio dell'anno. Di Arrascaeta invece non ce la fa più e quindi al suo posto mettiamo Correa. Tielemans al posto di Drinkwater e Simpson al posto di Castagna, anzi Castagna al posto di Simpson, e Fuchs lascia il posto invece a Masuaku. Per il resto, ragazzi, io direi di giocare così. Gante non ce la fa più, però io non vorrei privarmi della bestia, sinceramente. Oppure sì, dai, facciamo riposare, al suo posto mettiamo Grassi. Forza Grassi, è una bella responsabilità. Prima di iniziare, ragazzi, come sempre invito a lasciare un bel mi piace per supportare al massimo questa serie. Cerchiamo di arrivare a 500 like per questo 18° episodio. Noi ci vediamo in campo contro l'Everton. Buona visione a tutti, bella. Eccoci qui, ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Siamo nello stadio dell'Everton e inizia adesso Everton Leicester. Dai ragazzi, stiamo attenti, palla dentro, il destro fa ribattuto da Moore, poi il rimpallo e poi il sinistro e palla fuori. Subito è partito fortissimo l'Everton. La finta, bravissimo Gabriel Jesus, ancora una volta con calma, poi appoggia dentro, è buono per Correa, il destro ribattuto da Vardy. Accidenti, Vardy, proprio lì dovevi stare. Forza Correa, appoggia dentro, via così per Vardy, bellissima la sfonda, può dare Grassi, poi palla dentro, è buona per Tielemans, il destro e palla fuori, ma non vuole entrare a me. E dai, appoggia per Correa. Correa, in mezzo a due, Correa, la finta, Correa al destro e ancora fuori. Fermatelo, fermatelo, no dai, l'avevi preso, poi attenzione il destro palo, via così. Abbiamo rischiato qua, forza che ripartiamo però. Vardy, messo giù, non ha fischiato. Ragazzi, ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando, quello non era fallo. Attenzione qua, Castagna dentro, è buona per Correa, appoggia, è buona per Tielemans, forza Tielemans, appoggia dall'altro lato, è buona per Gabriel Jesus, il destro, Diego Alves cosa ha parato. Dai, era una botta assurda, come ha fatto a prenderla? Era anche vicinissimo. Attenzione qua, Pinardi dentro per Besic, fermato in mezzo a due il sinistro. 1-0, niente da fare ragazzi, dobbiamo svegliarci, dai. Non possiamo essere eliminati, ho fatto una promessa al nostro portiere. Deve concludere la carriera alzando un trofeo, io l'ho promesso. Prova a fare dei cambi ragazzi, mettiamo Mahrez trequartista. Poi Correa in attacco perché siamo su attacco totale e quindi il difensore sale. Fuori Munir e dentro Bernardeschi. Quindi giochiamo con Bernardeschi, Vardy, Gabriel Jesus, Mahrez e Correa in attacco. E ovviamente attacco totale. Però dai ragazzi, ancora loro. Attenzione McCarthy, McCarthy la finta, fanno tutto quello che vogliono, palla fuori. Tielemans appoggia dentro, è buona per Mahrez, appoggia dentro, di tacco, è buona Correa, si gira, Correa al destro e palla fuori, ma non entra, dai. E dai però, non è possibile. Una sola volta deve entrare, non è che sto chiedendo tanto. Attenzione qua, Diego Alves, guardate come si salvano, siamo tutti su ragazzi, dai. Dai, prendila, prendila Kanté, bravo, poi dentro, appoggia, è buona. Per Gabriel Jesus, in destro, giro e palla ancora fuori. Dai, dai, tornate indietro, via così di testa. Bernardeschi la prende, ultima azione, corre a dentro, Mahrez sbaglia e finisce qua. Siamo fuori ragazzi, non so che dire, veramente ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Le due azioni nel finale con la palla che è uscita per 2 centimetri. Niente da fare. La prossima partita ragazzi è contro il Newcastle. Noi siamo lì al sesto posto con 47 punti. Però lì c'è scritto partite giocate 28. No ragazzi, spiegatevi questa cosa. Perché io ho giocato 28 partite e quelli sopra di me ne hanno giocate 31? Cioè com'è possibile? Loro hanno giocato 3 partite in più di me. È assurda questa cosa. Questa classifica è falsissima. Perché noi con 3 partite in meno potremmo essere addirittura al primo posto. Perché se le vinciamo tutte andiamo a 56 e siamo lì col Chelsea. Ma cos'è questa classifica? Non lo so, non ne ho idea. Intanto offerta del Perù, ma cosa me ne frega a me del Perù? Come obiettivo ragazzi ci rimane solo quello del campionato, quindi dobbiamo cercare di vincere tutte quante le partite. Ovviamente giochiamo con i titolari, mettiamo tutti quanti in campo. Qualcuno mi ha detto anche di far giocare Mahrez sulla sinistra e Bernardeschi sulla destra, quindi ci proviamo. Facciamo questo cambio di esterni, Mahrez a sinistra e Bernardeschi sulla destra. Perfetto, questi qui sono i titolari e quindi ragazzi andiamo a giocare la seconda partita di questo video contro il Newcastle e dobbiamo assolutamente vincere. Ragazzi, ve lo prometto, questa qui la vinciamo. Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Inizia adesso Leicester Newcastle.
Attenzione qua, Kanté. Guarda il movimento dentro. È bellissimo per la scaeta. Vai da scaeta, vai, non farti rimontare il destro palo. E dai, però. Questa è una vera e propria maledizione, a me non entra. Attenzione qua, palla dentro, Wijnaldum, fermato. Messo giù, si continua e poi Smigol la blocca. Per un attimo stavo guardando l'arbitro per vedere se avessi fischiato il calcio di rigore. Perché sono capaci questi arbitri di fischiare queste cose completamente a caso. Intanto qui Vardy, può andare, forza Vardy, appoggia dentro, è buona. Il sinistro di Berrazeschi e poi Tielemans. E andiamo, finalmente. Ha segnato il nostro caro Tielemans. 1-0 al 19esimo. E adesso subito prendiamolo e facciamone un altro, perché altrimenti questi ci segnano. Continuiamo a spingere, non ci accontentiamo dell'1-0. Attenzione, sbagliano qui. Vardy può andare, la finta, bellissimo. Vardy il destro. 2-0. Bellissimo gol. C'è stato l'errore del Newcastle, però la finta di Vardy è stata bellissima. E 2-0 al 38esimo. Attenzione qua, Sissoko, palla dentro, De Jong, il destro e la grandissima parata di Smigol. No ragazzi, Smigol è veramente una bestia, è troppo forte Smigol. Attenzione qua, palla dentro e blocca ancora lui. Se in futuro ragazzi farò un'altra carriera di allenatore, magari su FIFA 17 anche, ma comunque in qualsiasi carriera io farò, in porta avrò sempre solo Smigol. Sempre. Qualsiasi squadra userò, Smigol sarà il primo acquisto. Dentro per Darascaeta, guarda Darascaeta per Mahrez, il destro, messo giù. Però niente. Attenzione qua, terra la scaeta. È buono per Kanté. Vai Kanté in mezzo a due. Poi appoggio dentro per Tielemans. Tielemans si gira, il destro deviato e palla fuori. Sarà calcio d'angolo però. Va Tielemans, palla dentro di testa. Escono tutti. Poi attenzione, rimane lì Dumbia. Appoggia per noi, Mur. Poi Masuaku il sinistro e ancora Krul. Attenzione qua, Tielemans, palla dentro di testa. Masuaku sulla linea. Cosa ha salvato quello? Poi Mur il sinistro e ancora Krul. La voglio rivedere, la voglio rivedere quell'azione, guardate cosa ha salvato. Ma è dentro, guardate lì, è rimasto un mezzo centimetro. Guardate lì, con l'orecchio l'ha salvato sto qua. Però sarà ancora calcio d'angolo, Tielemans di testa, ancora. Li battono via, poi la rescheta la mette giù. Poi la rescheta, poi appoggia, è buona per Vardy. La finta, Vardy il destro ribattuto. E sarà ancora calcio d'angolo, quarto calcio d'angolo di fila. Attenzione qua, Tielemans, palla dentro di testa, allontana via. Poi rimettiamola dentro, Tielemans allontana mia rovesciata. Attenzione, Castagne, è ancora buona. Ragazzi, un assedio, palla dentro, Kanté il sinistro e ancora fuori. Ancora calcio d'angolo però, quinto calcio d'angolo di fila. Tielemans di testa allontana via Krul. Poi ancora buona, Castagne, il sinistro deviato. Sesto calcio d'angolo di fila. Record dei calci d'angoli. Attenzione qua, Tielemans, palla dentro di testa, allontanalo via. Può andare Bernardeschi, la finta, benissimo, se la porta col sinistro. Vai tu Bernardeschi, sinistro, palo, poi rimane lì Bernardeschi ancora. Ancora lui, Bernardeschi, prima prende il palo e poi si fa trovare prontissimo sulla respinta. È 3-0. Mi sta piacendo ragazzi questo cambio di ale Mahrez Bernardeschi. L'avevo visto anche prima sinceramente nei vostri commenti, però non mi convinceva tanto Mahrez sulla sinistra. Poi in questo episodio ho deciso di provarlo e mi sto trovando veramente bene, almeno per questa partita, poi vedremo nelle prossime. Attenzione qua, il rimpallo ed esce Smigol. Attenzione qua, calcio d'angolo, palla dentro, via così di testa. Quanta potenza è riuscita a dare questo qua. Tielemans, palla dentro di testa, Kanté, e palla fuori. E finisce qui ragazzi, 3-0. E ritorniamo a conquistare 3 punti. 15 tiri a 3, distruzione totale. Ma io ragazzi vi ricordo che questa distruzione l'abbiamo fatta anche nelle altre partite, però i risultati non venivano. Invece finalmente in questo episodio è entrata e saliamo lì al quinto posto a quota 50. Ma la classifica è falsa perché noi siamo con 2 partite in meno rispetto al Chelsea che è al primo posto. Il Chelsea è a 56 e noi siamo a 50. Quindi se vinciamo le 2 partite che abbiamo in meno rispetto al Chelsea possiamo addirittura arrivare al primo posto. Intanto infortunio per Castagne, 2 settimane di stop, accidenti. Il premio per il torneo 500.000 euro, va bene. Prossima partita ragazzi contro il Southampton. Questa squadra mi piace molto, però si gioca ogni 3 giorni e quindi i giocatori sono praticamente stanchissimi. Castagne lo mettiamo fuori e mettiamo Simpson. Al posto di Arrascaeta mettiamo Correa e per il resto Tielemans potremmo toglierlo e magari far giocare Drinkwater. Bernardeschi è stanco però io vorrei giocare con lui. Quindi ragazzi abbiamo fatto la formazione anche per il prossimo episodio. Come ho detto all'inizio cerchiamo di arrivare a 500 mi piace per supportare al massimo questa serie. Ormai ragazzi siamo quasi alla fine della stagione. Questa qui è la nostra 30ª partita, quindi ce ne mancano veramente poche. Tutte queste qui del mese di aprile. No, adesso
spiegatemi come si fa a giocare martedì e giovedì. È sabato! Ma che calendario è? Martedì, giovedì e sabato, com'è possibile? No dai ragazzi, dai, io qua perderò tipo 30 giocatori per infortunio. Come si fa martedì, giovedì e sabato? Perché giustamente dobbiamo recuperare tutte quelle partite che abbiamo arretrate. Ma non è possibile, dai. E poi maggio è praticamente vuoto. Cioè non potevano mettere qualche partita qua per riempire gli spazi. No, tutto in quella settimana. Non ho parole ragazzi, non ho parole. Cercheremo di strisciare a terra e di fare dei gol, non lo so. Comunque, noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi. Bella.